Partiamo in ordine. Stefano, come sono andati i compiti? Matematica sulla linea dei numeri, se l'hai fatta? Hai fatto i salti? Ah, bravissimo. E tu, Lorenzo? La scuola non si ferma. Per i bambini della primaria diventa un'occasione per sentire la comunità in primo luogo, la comunità scuola presente, e le figure dei docenti presenti che le sono vicino nello svolgere le attività di ripasso che in questa settimana diamo. E si capisce che per i bambini più piccoli è difficile avere un'autonomia sia nell'uso del computer sia nello svolgere le attività di lezione. Per cui l'obiettivo primario di avere questo momento di connessione e di riunione tutti insieme è proprio, diciamo, a livello emotivo, di sentire il gruppo, di rivederci, di trovarci. Per cui, per esempio, ieri il tempo trascorso insieme, circa 45 minuti, è stato il primo momento di sorpresa di vedersi tutti interfacciati nello schermo del computer. E un saluto. Una preghiera iniziale, perché per noi è tradizione forte, dove i bambini esprimono anche le loro preghiere spontanee. Ieri erano un po' imbarazzati, per cui c'è stato un attimo di silenzio. E poi condividere degli aspetti, di solito il lunedì lo facciamo, condividere aspetti positivi o negativi del weekend trascorso, per cui ieri abbiamo condiviso invece alcuni momenti positivi e negativi della settimana trascorsa a casa. E ieri c'era un po' di imbarazzo, per cui i bambini non si sono sentiti così liberi come nella dimensione scuola, però confido in questi giorni di ritrovare il gruppo più libero, più spontaneo. E dopodiché, a livello didattico, diciamo che ci si concentra nello spiegare le attività proposte per la giornata. Non diamo attività nuove, perché appunto per i bambini piccoli è importante avere il contatto con la persona, avere la presenza, soprattutto i miei alunni che sono di prima elementare, e per cui ci spiego le attività e dopo, se hanno delle domande, possiamo sentirci anche tramite registro in un secondo momento all'interno della giornata.